visto negli occhi di tanti malati tanto sconforto, tanta paura, tanto timore. Sono occhi che chiedono in fondo anche una parola di conforto, che chiedono un aiuto. Medico, sacerdote è un tutt'uno. Noi vogliamo stare accanto ai medici e agli infermieri, sia per loro e sia per l'ammalato, perché facciamo parte insieme di una equipe meravigliosa che vuole soltanto la salute e il benessere del malato. Quando poi giriamo nelle stanze e vediamo veramente che c'è tanta sofferenza, si rivede anche un po' anche la propria vita. C'è sempre tanta sofferenza e dalla sofferenza c'è sempre qualcosa da imparare. Ogni letto di ospedale è una cattedra di vita. Sono occhi che chiedono in fondo anche una parola di conforto, che chiedono un aiuto. Ho visto negli occhi di tanti malati tanto sconforto, tanta paura, tanto timore e anche tanta solitudine. Questi malati non possono ricevere visite neanche dai familiari. Tante persone preoccupate per il loro studio di salute, perché magari sono in ospedale e quindi non possono portare a casa il pane per i propri figli, e preoccupati perché non sono quell'aspettativa di vita, se potranno tornare alle loro normali funzioni. Mario è un medico cardiologo ed è tornato in prima linea in veste anche di sacerdote per stare accanto ai malati di Covid-19 ricoverati all'ospedale Cannizzaro di Catania, un modo per sostenere sia il personale sanitario che i malati. Per 10 anni ho fatto la professione medica perché io ero cardiologo, quindi poi dopo il Signore mi ha chiamato, mi ha chiesto di curare non tanto i cuori dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale. Ogni mattina percorro le corsie dell'ospedale, quindi non è mai cambiato. Medico sacerdote è un tutt'uno. Ho riscoperto in questo periodo anche un bel rapporto anche con il personale. Dimentichiamocelo che anche loro sono stati molto in prima linea, stressati, spaventati anche, perché di fronte all'incognita era una situazione che nessuno di noi poteva mai immaginare, no? Non si sono mai tirati indietro, con generosità veramente hanno fatto il loro servizio. C'è bisogno della nostra presenza accanto al malato e dirò di più, accanto al personale, il medico, l'infermiere, sono persone che hanno anche una famiglia e quindi capisco bene anche cosa alberga nel loro cuore. Noi vogliamo stare accanto ai medici e agli infermieri, sia per loro e sia per l'ammalato, perché facciamo parte insieme di una equipe meravigliosa che vuole soltanto la salute e il benessere del malato. Oggi si parla tanto di umanizzazione degli ospedali, non basta soltanto la figura professionale del medico e dell'infermiere, occorre che ci si prenda cura totalmente del malato. Noi siamo fatti di corpo, anima, spirito, di sentimenti. Al nord più di 100 capellani sono morti. Io non ho paura, non perché sono un pazzo, sono un folle, non penso al pericolo, lo capisco, sono anche un medico, lo capisco che c'è sempre il rischio, però sono molto sereno perché io sto facendo il mio dovere, stare accanto agli ammalati, specialmente in questi periodi, anzi in questo momento ancora di più. All'inizio certamente abbiamo avuto momenti di grande difficoltà, adesso almeno qui in Sicilia l'epidemia si stia un pochettino allentando. Questo non ci deve fare, abbassare la guardia, senz'altro. A volte con i nostri comportamenti superficiali possiamo anche fare del male anche agli altri, quindi siamo attenti noi stessi, ma cerchiamo anche con il nostro comportamento di non danneggiare neanche i nostri fratelli.